7.660.000 euro donati da Aser al Comune di Faenza per i progetti della bottega della Loggetta. Da molti anni, infatti, l'Agenzia di Onoranze Funebri a Controllo Pubblico dona al Comune l'1% dei ricavi provenienti dal territorio per progetti di carattere sociale, oltre a garantire una decina di prestazioni per persone e famiglie in difficoltà economica. Quest'anno l'amministrazione Manfreda ha deciso di sostenere la bottega della Loggetta, che proprio l'anno scorso è riuscita a far partire due progetti per l'indipendenza abitativa dei 10 ragazzi che gestiscono l'attività di Piazza 2 Giugno. Da diversi mesi, infatti, 4 ragazzi vivono 6 giorni la settimana in un appartamento in via Scalomerci. Altri 5, in procinto di diventare 6, condividono un'abitazione in via degli Insorti. La domenica i ragazzi tornano a casa dalle famiglie, mentre durante la settimana sono affiancati, ma solo in determinate attività e orari, da operatori, sperimentando così una quasi completa indipendenza basilare per il loro futuro. Ci teniamo che comunque la cittadinanza sappia che in quanto Aser, un'azienda funebre comunque partecipata al 100% dei comuni, per noi è molto importante che si sappia che comunque un 1% del fatturato che viene fatto in questo caso sul territorio di Faenza venga comunque devoluto alla cittadinanza, ai buoni famiglia e, d'accordo col comune, anche che riesca a finanziare questi progetti che sono fondamentali per una comunità. Un bilancio positivo in questi primi mesi in appartamento per i ragazzi della bottega? Noi abbiamo 2 appartamenti, uno che comunque ci sono ragazzi più complessi, diciamo, che hanno più problematiche, non solo la disabilità ma l'epilessia, altre situazioni comportamentali eccetera, però c'è stato un grande successo, cioè la possibilità di lavorare H24 si dice, con i ragazzi, ha fatto vedere agli operatori che non è che sono meglio dei genitori, però hanno uno sguardo più attento, soprattutto penso nelle prime fasi, che ha messo in luce la possibilità di una terapia più adeguata, una situazione medica più monitorata, cioè per tutti quelli che hanno complessità anche di questo tipo. Ecco. Dall'altra, invece, nell'appartamento per i più autonomi, diciamo così, che sperano di andare a vivere con il fidanzato, ha messo in luce tutte le abilità che hanno, che ne hanno tante, molte più di quelle che noi pensiamo, no? E chiaramente, magari nell'ambito familiare non riescono a mettere in luce tutte, perché bene, e questo lo dico come mamma, come fa la mamma non fa nessun altro, cioè quindi non vengono utilizzate le competenze e quindi si allenano poco. Noi invece, proprio grazie all'appartamento con gli operatori, abbiamo la possibilità di farli allenare, no? Quindi diventano sempre più bravi, e questo lo dicono anche le mamme dopo. È un po' la sfida nella sfida, il dopo di noi è uno dei grandi temi che oggi è al centro del nostro dibattito, perché ovviamente dopo anni, decenni di lavoro forte sui nostri servizi sociali siamo riusciti ad alzare la soglia di autosufficienza di tante fragilità sociali e oggi dentro questi mondi sempre di più emerge la volontà di provare la sfida abitativa. Sono nati alcuni progetti significativi, ovviamente è tutt'altro che semplice, bisogna costruire le condizioni, alimentarle, e credo che il GRD, anche attraverso il lavoro della Loggetta, abbia tutte le carte in regola per costruire questa cornice nella quale andare a inserire di volta in volta progetti che ci aiutano a rendere la protezione verso fragilità sociali sempre più aperta, sempre meno chiusa.